La scelta che dovevamo fare oggi non è se avviare o meno il percorso costituente, ma se crederci o meno. E c'è stata una discussione molto, molto seria. Adesso la responsabilità che ricade su ciascuno di noi è quello di investire davvero in un percorso che però non possiamo fare da soli. L'apertura che abbiamo deciso e che le regole dello statuto non ci avrebbero consentito di realizzare, cioè di fare questo percorso anche con non iscritti al Partito Democratico, al momento è una possibilità, nel senso che se non diamo il messaggio, se non diamo con chiarezza un segnale di una disponibilità a cambiare, a rimetterci in discussione a fondo in termini di idee, di messaggio politico, di rapporto con la popolazione, con le persone, con i cittadini, di un nuovo rapporto con i territori, io credo che non molti risponderanno a questa chiamata. Se diamo invece l'idea che vogliamo innanzitutto ascoltare e chiedere anche a chi ci guarda da fuori quali sono i temi sui quali una grande forza progressista, riformista e anche più radicale di come è stato fin qui il Partito Democratico possa svolgere la sua funzione, mi pare che faremo un servizio anche al Paese, che ha bisogno in questo momento di un'opposizione dura come quella che noi ci siamo ripromessi di fare, come abbiamo anche in Parlamento dimostrato di voler fare, a differenza di altri che fanno l'opposizione all'opposizione. Già è difficile non considerare sulle soglie della maggioranza, mi riferisco al Terzo Polo. Noi non abbiamo però soltanto il dovere di fare opposizione, abbiamo soprattutto il dovere di legare questa opposizione parlamentare all'alternativa, al bisogno di alternativa che cresce nel Paese. E alla luce dei primi provvedimenti del governo Meloni questo bisogno è più grande. Abbiamo una questione sociale enorme. E come si risponde a questa? Alzando il tetto al contante. È un favore alle mafie, è un favore all'evasione fiscale, al riciclaggio, alla corruzione, non ai poveri. Il cambiamento passa anche dai nomi, a livello di candidature. Lei o diciamo qualcuno all'interno della sua corrente avete già in mente anche un percorso interno vostro? Io mi scuso perché non bisognerebbe farlo mai, ma la sua domanda ha già due presupposti secondo me discutibili. Il primo, che io abbia una corrente, perché in questo momento dobbiamo essere tutti uomini di liberi che partecipano a questa discussione, mettendoci anche la creatività. La seconda è che i nomi sono importanti. Certo che i nomi sono importanti, ma dopo un percorso nel quale invece ci confrontiamo sulle idee e anche sul chiarimento di alcuni punti dell'identità politica di questo Partito Democratico, che sono punti di fondo rispetto ai quali non possiamo delegare a i candidati a segretario o a segretaria di scioglierli. Dobbiamo affrontarli tutti insieme sulla guerra e la pace, sulla lotta alla precarietà, su tante questioni sociali rispetto alle quali, penso per esempio ai temi del lavoro, il Partito Democratico rispetto alle scelte degli anni passati, mi riferisco all'era di Renzi, deve mettere una riga e dire si va da tutt'altra parte. Ecco, rispetto a questo non ci possono essere due partiti, perché ne va della credibilità di tutti, ne va della credibilità di chi farà il segretario dopo e si troverà magari con una minoranza che pensa all'opposto, ma questo non può funzionare. Il Partito Democratico deve affrontare il tema della sua identità, lasciando poi alle candidature, quando ci saranno a fine gennaio, il compito di declinare, dire come concretamente si vuole attuare quell'idea di partito. C'è chi voleva tempi più brevi, c'è chi voleva tempi più lunghi, a me non appassiona discutere di una settimana in più o una settimana in meno. Se la discussione è seria, vera, se ci crediamo davvero, come ho chiesto oggi io nel mio intervento al gruppo dirigente, guardando soprattutto fuori, noi questa discussione riusciremo a farla. Se non ci crediamo davvero e qualcuno pensa invece di essere di per sé, con il suo nome e cognome, la soluzione ai problemi del Partito Democratico, noi questa discussione non la faremo mai. Grazie.